Un modello progettato e realizzato con la stampante 3D della mandibola di un paziente di 49 anni. La tecnologia ha consentito all'equipe di chirurgia maxillofacciale del Policlinico di Bari di ricostruire in modo rapido e preciso la struttura ossea colpita da un tumore maligno estremamente aggressivo. Per l'intervento ha lavoro due equip chirurgiche per un totale di 7 ore. Una prima equip di chirurghi maxillofacciali effettua la parte di demolizione, quindi la resezione del tumore e lo svuotamento dei linfonodi del collo, e una seconda equip, sempre di chirurghi maxillofacciali, effettua il prelievo dell'osso che useremo per fare la ricostruzione. La ricostruzione prevede il modellamento dell'osso che preleviamo, che in questo caso è una porzione di perone, e il suo trapianto con tecnica microchirurgica a ricostruire la mandibola mancante. Una tecnologia innovativa, spiegano dal Policlinico di Bari, per migliorare la velocità, la precisione della fase ricostruttiva, riducendo così i tempi, le eventuali complicanze e problematiche ischemiche nel tessuto trapiantato. La tecnologia ci è di molto aiuto in questo tipo di casi perché ci aiuta a pianificare in maniera molto più precisa quello che è l'intervento chirurgico. La pianificazione può essere effettuata il giorno prima, quindi evitiamo poi di allungare i tempi in sala operatoria, e ci consente un modellamento e un posizionamento molto più veloce e preciso del lembo nella mandibola, nella sede resecata. Adesso il paziente sta bene ed è stato avviato alla fase riabilitativa.